Ciao amici, prima di cominciare con il video vi volevo informare, se già non l'avete visto, che grazie a Luigi di Planet Spin, a Febo Fish e a Marchetto Angler abbiamo messo su un piccolo contest. Questo contest è il The Spinning Master, una 72 ore dedicata solo esclusivamente alla pesca spinning. Qua in locandina potete trovare tutti quanti i nostri dettagli. Vi lascio ovviamente sotto in descrizione sia tutto il regolamento completo, il link con tutto il regolamento completo su planetspin.it e soprattutto tutti i nostri contatti e tutte le nostre pagine Instagram e Facebook. Quindi ragazzi, grazie del supporto e buona visione. Buongiorno ragazzi, dalla mia spiaggia ormai che conoscete tutti. Oggi giornata a edging, finalmente sono riuscito a tornare anche se le condizioni ottimali, è una giornata veramente veramente difficile, ma ultimamente, come ben sapete, come già ho detto, io do la colpa alle reti, ma che questo periodo non ho mai visto così tante reti proprio sotto riva, stanno a, non lo so, 100 metri, 150 metri dalla spiaggia, e quest'anno siamo tanti, cioè siamo 4 di qua, altri 5-6 di là, e praticamente è difficile far uscire qualcosa, però ci mettiamo d'impegno, andiamo forte e soprattutto non si molla niente. Quindi ragazzi, seguite il video, mi raccomando, iscrivetevi per sostenere il canale. Lo so che sono stato un po' assente, ma ci rifaremo, perché ci stanno tante sorprese se già avete cominciato a vedere Instagram e Facebook. A più tardi. Cominciamo. Vediamo subito questo. Ehi, hey. Buongiorno a te. Come stai? Bene, te? Molto bene. Come stanno? Io sono appena arrivato. Ah, adesso, voi? Adesso. Guarda, ieri è venuto un altro amico mio, ne ha fatte due e un porpo. Però ha fatte tutte tardi. Infatti lui mi ha viene sempre tipo qua ai 5 e ha detto va. Con lo spot dai 7.40 alle 10 va. Se ci vai prima difficile proprio. Proviamoci, dai. Non vediamo, ma tanto quest'anno è quella che ci frega. L'anno scorso non era così, ce n'era manco una delle rete. C'eravano il 70% per i setti. Almeno il 70%. Pure giù. Guarda, è tutto raffreddato. Quest'anno è così. Sa che bella questa, raga, finalmente. Ragazzi, finalmente, quest'anno non è molto facile, veramente difficile. Tadanara Carson Yashino, eccola qui, una bella seppia, un bel pezzo, tra un 6 etti, 7 etti credo, occhi e croce. Eccola qua,
Allora ragazzi, la dotanara con cui ho appena fatto questa bella seppia è come questa, una Carson Yashino. È una dotanara molto valida, fa il suo veramente in maniera egregia, soprattutto in giornate come queste dove veramente non speravo fino all'ultimo di prendere qualcosa. Quindi ancora è presto, il mare ancora regge, quindi noi ovviamente continuiamo e vediamo che cosa succede. Comunque ragazzi, male male, cioè sono passato l'anno scorso a fare video dove faccio vedere una fracca di seppie e quest'anno è veramente complesso. È vero che più o meno il periodo sta quasi per combaciare, non era proprio questo, però più o meno stavamo sempre intorno a aprile, metà aprile, quando ho cominciato a fare i numeri. Però sono sincero, sono parecchio deluso da questa stagione. Vediamo un po' se riesco a portarvi qualche altra sorpresa più avanti o comunque nel frattempo. Vediamo se oggi esce qualche altra preda. Brava. Ed eccoci qua amici, purtroppo la giornata non è conclusa in maniera ottimale, però ho avuto modo di conoscere un altro di voi iscritti e la cosa mi fa piacere, cioè che mentre sto in pesca qualcuno mi ferma, mi dice: ah, ma tu sei quello di Fishing and Friends Italy? Sì, sono io, colpa mia, mia colpa. E oggi ho avuto modo di conoscere Salvatore e mi ha detto: guarda, io ho cominciato a pescare edging dopo che ho cominciato a vedere i tuoi video insieme a qualcun altro, quindi diciamo che la cosa è stata molto 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 piacevole ed è proprio questo ciò che voglio portare e che voglio continuare a portare sul mio canale. Quindi ragazzi, come al solito, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanellina per non perdervi tutte quante le prossime avventure. Ragazzi, ci vediamo presto e alla prossima avventura.